pomeriggio, 18° TG su suolo pubblico. Abbiamo la prologa al 2020, grazie a tanti colleghi che hanno lavorato per noi. Sappiamo comunque, con nostro rammarico, che l'Emilia-Romagna, regione virtuosa, come la chiama la senatrice Valdinosi del PD, è andata avanti con i bandi ed ora molti comuni ci stanno e ci hanno già rilasciato le licenze nuove che partiranno il 1° gennaio 2019. Comunque, ora c'è la proroga e a meno che la nostra regione virtuosa non ci voglia far entrare nella Bolkestein 2 anni prima di tutto il resto dell'Italia, spero non ci faccia spendere ulteriori soldi su marche da bollo o altro. Abbiamo chiesto ad Angelo Pavoncello, che combatte per noi, le spiegazioni su questa proroga. Ecco le spiegazioni con un suo vocale. Allora, buongiorno Sabina. Sì, la proroga noi l'abbiamo voluta fortemente perché questo dava la possibilità anche agli amici, appunto, dell'Emilia Romagna e di altri posti come nelle Marche e in altri comuni che hanno già subito i bandi. Questo ci permetterà di lavorare con il prossimo governo all'uscita definitiva, perché noi miriamo ufficialmente che bisogna uscire tutti, al di là del secondo comma che dopo ti spiego la parte sotto quello che dice, però noi miriamo che si esce, siccome sia il centrodestra che 5 Stelle già hanno garantito che se vincono le elezioni toglieranno gli ambulanti dalla Bolkestein. Se si è sentito il finale del vocale, e comunque questi 2 anni saranno determinanti, perché noi confidiamo che sia o 5 Stelle o centrodestra hanno già dichiarato ufficialmente a livello nazionale che se vincono toglieranno gli ambulanti dalla Bolkestein, così ritorneranno in pieno possesso anche gli amici dell'Emilia Romagna, delle Marche, di dove hanno fatto i bandi, anche a maggior ragione dove le hanno perse le licenze, che c'è gente che sta in Emilia Romagna, più di 90 famiglie che hanno perso il loro lavoro. La parte sotto è, diciamo, da cominciare a dare una spallata proprio in vista dell'uscita, perché dice che a discrezione dei comuni possono decidere che chi dimostra che è l'unica fonte di reddito degli ultimi 2 anni, quindi siccome la proroga è al 2020, se uno già dal 1° gennaio comincia a dimostrare che con la licenza o ci lavora e quindi ci campa l'unica fonte di reddito, o metti caso perché non ci può andare a lavorare perché ci sono vedove, ci sono persone anziane, che però quella è la fonte prevalente, nemmeno unica, scusa, è prevalente, specificato, quindi che ne so, dice io prendo 800 euro al mese dalla licenza e 200 di pensione, prendi un pensionato, quindi è la forma prevalente, quindi in quel caso il comune può rinnovargliela in automatico senza fargli fare il bando, e questa è la prepista per poi togliere tutti quanti, quindi è un ottimo emendamento e siamo riusciti. Quindi concludo, un ottimo emendamento e siamo riusciti a portare a casa, e quindi confidiamo di riuscire piano piano a portare fuori da questo incubo tutti gli ambulanti, tutti, nessuno escluso, anche chi come da voi in Emilia Romagna ha subito i bandi. Ringraziamo Angelo Pavoncello soprattutto per la spiegazione che ci ha specificato sulla seguente scritta che c'era appunto nella proroga, che dice: specifiche modalità di assegnazione per coloro che nell'ultimo biennio abbiano direttamente utilizzato le concessioni quale unica e prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare. Comunque abbiamo sentito nel vocale che questa proroga comunque al 2020 serve per lottare e avere 2 anni ancora per lottare per l'uscita definitiva della Bolkestein. Quindi invito tutti i colleghi ambulanti di tenersi sempre informati e magari di fare qualcosa per aiutare ad uscire dalla direttiva Bolkestein, perché il nostro lavoro lo salviamo solamente se lottiamo per il nostro lavoro. Quindi ragazzi, teniamoci informati e no Bolkestein assolutamente a tutti. E adesso ringraziamo
nei titoli di coda, le persone ed i nomi verranno scritti che hanno appunto reso possibile la proroga al 2020 e speriamo poi appunto di lottare tutti insieme per uscire dalla direttiva Bolkestein, perché si può uscire. Abbiamo visto che in questo anno si è lottato, si sono avuto proroghe e altre proroghe, quindi l'uscita forse è lì. Ragazzi, uniamoci tutti per lottare contro questa direttiva Bolkestein, che è la morte del nostro lavoro. Viva gli ambulanti di tutta Italia! Alla prossima puntata! Voglio una vita maleducata di quelle vite fatte così.